Telerilevamento e pianetologia. E questo è l'obiettivo ambizioso che oggi ha ufficializzato la sigla del protocollo tra Guardia Costiera di Pescara, Dipartimento di Scienze del Territorio dell'Università di Chieti e Pescara e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Analizzare il sommerso, avere l'esatta contezza di tutto quello che può essere nascosto laddove nessuno può guardare e da oggi l'Abruzzo ha la strumentazione necessaria per farlo. E noi abbiamo una tecnologia che ci consente di riscontrare anomalie principalmente nell'acqua. Invece il laboratorio di telerilevamento dell'Università di Chieti è dotato di una tecnologia che può andare oltre, anche sulla terraferma. Infatti loro riescono a individuare se ci sono appunto dei siti tombati, qualcosa sepolto. E invece in Abruzzo c'è stato qualche caso in cui c'è stato il rilevamento, come abbiamo visto insomma, per la terra di fuochi, di qualcosa che veniva nascosto? No, noi in Abruzzo non siamo stati ancora impiegati e ci auguriamo che da questo accordo possa esserci da parte della regione o da parte anche di altri enti che sono interessati all'ambiente, possa esserci l'utilizzo del nostro velivolo per questo tipo di attività. Un lavoro incentrato sul monitoraggio del territorio che fino a prima dell'accordo non poteva garantire l'approfondimento e la precisione che da oggi impedirà ogni tentativo di contaminazione dentro e fuori dalle acque. Voglio esprimere la mia soddisfazione, la soddisfazione del nostro Ateneo per la sigla di questo protocollo che dimostra ancora una volta che la presenza di una istituzione come la nostra è utile non soltanto come attività formativa e di ricerca, ma anche nei processi di integrazione tra le varie realtà istituzionali che operano nel territorio stesso. E questo sicuramente rafforza noi, rafforza la Guardia Costiera e soprattutto dà l'opportunità al nostro team di ricerca guidata dalla professoressa Marinangeli di poter continuare a studiare, fare attività di ricerca, fare attività scientifica.